Bene, Fortezza d'Abasso, siamo qui a Firenze, settima edizione di Didacta. Siamo qui con Daniela Bagattini, collaboratrice tecnica Indire. Buongiorno. Bagattini. Ci occupiamo in questa intervista degli stereotipi di genere. Si tratta di un argomento che nelle scuole viene continuamente affrontato. Bagattini, voi come Indire che tipo di approccio consigliate da un punto di vista didattico e formativo? Allora, come Indire ci stiamo occupando soprattutto di vedere cosa fanno le scuole su questo tema, perché come ci dice anche la relazione della Commissione Femminicidio ci sono tanti interventi fatti nelle scuole, però sono un po' a macchia di leopardo, diciamo. Per lavorare su questo tema, dal nostro punto di vista, occorre lavorarci un po' come scuola in toto, in quella che definiamo un'ottica di sistema. Cioè, non solo importantissima la formazione docenti, abbiamo avuto un progetto molto importante realizzato ad esempio in Regione Toscana, proprio sulla formazione. Però la formazione non basta, perché occorre un po' che la scuola a tutto tondo si occupi di questo tema. Se ne occupi anche rivedendo magari gli spazi, rivedendo la propria modalità di comunicazione, seguendo ad esempio le linee guida fatte dal Ministero, e anche con il rapporto col territorio, perché poi oltre al tema degli stereotipi c'è anche poi il tema della violenza, che è un altro tema molto importante. Negli ultimi mesi abbiamo avuto un forte dibattito su questo, e anche su questo è importante che la scuola abbia delle relazioni anche con il territorio e con quelli che sono i soggetti che una mano. Sulla violenza è stata fatta una stima, ci sono almeno 3 casi gravi al mese, stima ministeriale. Quanto è importante il rapporto con i genitori? È importantissimo il rapporto con i genitori, la scuola infatti non può affrontare questi temi senza coinvolgere i genitori. Quando diciamo territorio, infatti diciamo comunità, ma diciamo anche appunto famiglie, che sono fondamentali. E poi è importante anche il rapporto che si instaura soprattutto nella secondaria tra docenti e studentesse. Il rapporto di fiducia è molto importante, perché il docente è comunque una figura di riferimento altra a volte che può dare una mano. Gli argomenti, la sensibilizzazione va fatta anche durante le attività curricolari? Certo, questo è fondamentale, questo è un punto fondamentale, sono contenta che l'abbia sottolineato, perché parlare di stereotipi, parlare di violenza, parlare di cultura di genere non è solo un contenuto didattico, non se ne può parlare solo magari in un'ora, magari in occasione della giornata contro la violenza, ma può essere un modo per affrontare la didattica, e questo lo si può fare, per noi questo è fondamentale, anche utilizzando metodologie innovative. Noi abbiamo fatto un progetto sperimentale in cui ad esempio coding e robotica vengono utilizzati anche per aiutare le ragazze a superare quel senso di autoefficacia un po' più scarso che hanno verso. Quindi le nuove tecnologie, l'innovazione didattica applicata alla didattica specifica per superare gli stereotipi. Sì, perché per superare gli stereotipi occorre dare un ruolo attivo allo studente e alla studentessa, occorre farli partecipi, occorre dare loro quello sguardo critico anche sui contenuti, anche su quello che può essere la storia, sui libri di testo. E quindi è importantissimo creare una metodologia che sia appunto di dialogo con i ragazzi e con le ragazze. E invece nello specifico per le materie scientifiche sappiamo appunto che le ragazze non fanno percorsi formativi scientifici, ma non perché sono meno brave, perché hanno una sorta di paura rispetto a questo, alle materie scientifiche. Lavorarci in maniera pratica, ad esempio con la robotica, fin da piccina, le aiuta a capire che in realtà sono brave. E questo è quello un po' il risultato delle nostre ricerche su questi temi. Bene, abbiamo detto che i docenti sicuramente vanno coinvolti, anche i dirigenti. Altro tema fondamentale per poter agire in ottica di sistema, perché la scuola agisca tutta, è fondamentale il ruolo della dirigenza. Questo infatti anche in questo progetto di formazione che abbiamo fatto abbiamo visto che forse è il punto più critico, perché i docenti partecipano, ma se partecipa un docente per scuola quella cosa rimane limitata a quella classe. Se invece il dirigente, la dirigenza ha una formazione già loro e quindi coinvolge, spinge su questi temi, sicuramente cambia tantissimo. Non occorrono investimenti importanti? Serve cosa? Serve la volontà di lavorare su questi temi. Noi ci siamo, nel senso, come Indire, le scuole che vogliono lavorare su questi temi, noi ci siamo, siamo a disposizione per accompagnarli. Stiamo facendo delle sperimentazioni a costo zero, perché abbiamo noi, utilizziamo questo strumento che è la carta di parità realizzata da Oxfam, in cui la scuola si può autovalutare sulle tematiche di genere.
Ecco, se qualche scuola vuole collaborare con noi, non c'è, è un nostro progetto di ricerca, quindi è assolutamente gratuito. Bene, con questo messaggio di Indire, questa apertura verso le scuole, questa disponibilità a collaborare, chiudiamo questa intervista. Grazie a Daniela Bagattini. Grazie a voi.